Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Ho posizionato la videocamera un po' così, infatti non mi trovo, però speriamo tutto ok. Allora, oggi siamo qui per provare una super novità che ovviamente l'ho lasciata a 3 metri di distanza da me, vado a prenderla. Sto parlando di questi prodottini di MG, sono praticamente degli snack proteici senza glutine e sono usciti tre gusti differenti. Eccoli qua. Ma ovviamente andiamoli a vedere nel dettaglio. Diciamo che questo genere di prodottino quest'anno l'abbiamo visto e assaggiato anche di altri marchi, però vediamo anche se questi di MG sono buoni come tutti gli altri. Eccolo qui. Eccolo qua. Allora, Yummy Barra, 33% di proteine, ha una cialda all'interno di wafer. Dico così perché spesso mi correggete, però vi dico già che io non lo faccio apposta. Sono abituata, anche perché parlando comunque in napoletano, in dialetto, noi diciamo pigliamo wafer, quindi con la U. Non diciamo pigliamo o wafer, quindi sono abituata a dirlo così, però so che si dice wafer. Infatti lo dico mo' e non lo ripeterò più, perché già so che parlando così normalmente, sciolta e disinvolta, può succedere che mi confondo. Comunque, praticamente ha, lo dico come non lo dico più, una cialda di wafer con ricoperto di cioccolato al latte, con all'interno una crema proteica di cacao e nocciole, e poi c'è scritto con granella di biscotto proteica e stelline. Quindi andiamo a vedere, diciamo un po' simil pan di stelle. Vi dico i valori per 30 grammi: ha 148 calorie, 9,7 grammi di grassi, carboidrati 5,2, di cui polioli 1,9, zuccheri 1,3, fibre 2,9 e proteine 9,8. Andiamo ad assaggiare. No, vabbè, ma che bellino! Sono cadute tutte le stelle, ecco l'unica stella salva. Eccola qui. Assaggiamo. Aspettate un sapore super dolce perché non è dolce. Proprio perché all'interno c'è il cacao, quindi sentite anche l'amarezza del cacao misto al dolce. Allora, sinceramente, buono. Sapete sempre che io sul primo prodotto non mi soffermo mai perché voglio prima testare gli altri per poi darvi un'unica recensione. Non mi fa impazzire, ovviamente i gusti sono sempre personali. Per me, per il mio gusto personale, avendo provato comunque tanti gusti, tanti marchi, questo qui in particolare, questo gusto non mi fa impazzire. Forse perché associo questo prodotto qui a prodotti dolci e quindi sentire anche un po' l'amarezza ovviamente dal cacao, non lo so, ma non mi fa tanto impazzire come gusto, però voglio provare anche gli altri così da darvi una recensione. Già so forse quale sarà in assoluto il mio preferito? Quindi lo andiamo proprio a assaggiare adesso. Speriamo bene. Eccola qui, colorazione super verde. Questo pack mi piace tantissimo, ancora di più degli altri. Yummy Bar senza glutine, cioccolato bianco e pistacchio con granella di pistacchio. Una cosa che noto ovviamente come particolarità che gli dà anche un valore aggiunto è proprio questa granella, che comunque in tutti gli altri prodotti, diciamo, un po' simili a questi, non c'era. Quindi andiamo a scoprire. Sapete che io adoro la combo pistacchio e cioccolato al latte, quindi cioè cioccolato bianco. Secondo me gli dà ancora quella marca in più, quindi mi piace davvero tanto questa combo rispetto al tipo al cioccolato normale con pistacchio. Secondo me non valorizza tanto il prodotto. Vediamo un attimo i valori, raga, per i valori stiamo lì, quindi è inutile che ve li ridico sempre. Ma andiamo a vedere un po'. Aspettate, non voglio distruggere niente. Ah, no, raga, ma no. Vabbè, per me lui già ha vinto. Sto facendo un casino qua a terra. Non avete idea di quello che sto combinando. Ma la bellezza. Adoro. Aspettate.
costano 2,50 euro e li trovate su AS Food. Come sempre avete il mio codice sconto, Giulia010. Assaggiamo. Molto buono. Sì, cioè già si sapeva. Ecco, secondo me questo vale la pena. Ma già si sapeva che c'è pistacchio, cioccolato bianco, per forza. Quindi questo per me è super promosso. Già tra i due questo va al primo posto, ovviamente. Ultimo gusto, Yummy Bar Cookies and Cream con granella di biscotto proteico. Mi ispira tantissimo anche questo. I valori sì, super giù, siamo sempre lì, può cambiare di un paio di grammi, 10-15 grammi, 10-15 calorie, ma alla fine stiamo lì. E poi io mi devo anche muovere perché tra poco devo anche correre ad editare questo video. Indovinate di cosa sa? Dillo insieme a me. Io che ne so, che cos'è? No, la cosa che dicevo sempre. No, ma... Sembra una. L'odore. L'abbiamo accesa ieri. Ma stai ridendo? Laura, secondo me sono state più brave di te. Già lo so. È vero. No, vabbè. Ma io sopra sento un po' di... Non voglio dire cannella. No, è biscotto tritato, sì. Ho paura un po'. Non ho incontrato la crema. Vediamo un attimo, mi è venuto. Adesso c'è la crema, perché... Quindi penso che sia vuoto. Non c'è crema. Allora... Comunque ho fatto un macello, non avete neanche idea di quello che ho combinato. Il mio udon. Sono snack che comunque non è che costano poco, costano comunque 2,50 euro. E ci sta anche. Sinceramente, tra tutti e tre, penso che si sia capito, io preferisco cioccolato bianco e pistacchio. Gli altri due sono molto buoni, solo che non lo so, non mi dicono niente di oh mio Dio. Quindi, ovviamente non sono neanche prodotti bocciati perché alla fine sono prodotti che si mangiano tranquillamente. Sono prodotti molto buoni, solo che non lo so, per il mio gusto personale forse mi aspettavo qualcosina in più, ecco. L'ultimo mi lascia un retrogusto un po' strano, non ve lo so neanche descrivere, sono sincera. Biscotto sì, però sinceramente non mi fa impazzire, preferisco il primo che ho provato. Ho questa cosa che all'interno è anche vuota, quindi la caratteristica, diciamo, è l'esterno. Quindi non lo so, non mi aspettavo qualcosina in più, ecco. Quindi tra tutti e tre io vi consiglio, a meno per il mio gusto personale, per il mio gusto personale, cioccolato bianco e pistacchio, perché è veramente buono. Quella granella sopra, secondo me, vale veramente la pena acquistarlo. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!